Enrico Nubio, presidente di Cuneo, direttore Langhetto, secondo me è un mix vincente. E credo che la ZIG di cui hai parlato, Giuliana, nel tuo discorso introduttivo, sia un elemento che caratterizza molto la nostra comunità. E poi vi dirò perché. Credo che parlare di cultura d'impresa sia innanzitutto parlare di cultura, come diceva bene il presidente Cirio prima. E parlare di cultura, ragionare, fare cultura vuol dire fare crescere una comunità. E credo che questo evento che ci accompagnerà per tutto l'anno, dove si parlerà di cultura e quindi di elementi di crescita della comunità, mi piace pensare che parta oggi da Alba, quindi dalla provincia di Cuneo, che idealmente possa segnare il ritorno, o meglio la partenza di quella che sarà una nuova normalità con la quale ognuno di noi si dovrà confrontare in quello che, seguendo ancora le parole di Alberto, sarà il post pandemia. Per costruire una nuova normalità occorre cultura, e la nostra cultura è data prima ancora che dalla nocciola della vite, è data dalla pendenza delle colline, dalla pendenza delle nostre montagne. Vedete, lavorare la terra in pendenza è molto più faticoso che lavorare la terra in pianura, perché c'è poca acqua e perché è più faticoso. E allora serve appunto ARZIG, capacità di rischiare, capacità di guardare avanti, serve voglia di fare, serve determinazione. E questo caratterizza la nostra gente, caratterizza la gente della provincia di Cuneo, caratterizza la gente di Alba, e serve la capacità di fare squadra, e credo che in questo la provincia di Cuneo, a tutti i livelli, certamente a livello imprenditoriale, ma penso a livello di comunità e a livello istituzionale, ha storicamente dimostrato di saperlo fare. Beh, mi piace pensare che la nuova normalità, la partenza, la ripartenza non ideale non solo della nostra provincia, ma di tutto quanto il nostro paese, parta da Alba e parta dalla provincia di Cuneo, che credo che insomma qualcosa da raccontare, qualche enzima da mettere in un sistema che tutto sommato è un sistema che ha faticato nel tempo, che è arrivato alla pandemia segnando il passo, un sistema molto affaticato. Beh, credo che dalla provincia di Cuneo qualche enzima positivo possa arrivare.